Il rapporto tra Johnny Dorelli e Catherine Spack. Johnny Dorelli è l'ex marito di Catherine Spack ed è stato sposato con Catherine Spack per 7 anni, dal 1972 al 1979, diventando così il padre di Gabriel. Una storia che gli italiani possono solo sognare grazie alla bellezza e all'innegabile carisma dei suoi due protagonisti. Ma secondo l'attrice, scomparsa il 17 aprile 2022, la loro relazione non è sempre stata e la felicità, ed è piena di alti e bassi e pecche. Ho problemi di salute, anoressia, vado in analisi, non posso lavorare. Quando Catherine Spack ha svelato le sue parole spiccate oggi in una rubrica del Corriere della Sera. Mi sono sposata con Johnny Dorelli a cui non piaceva il mio lavoro. Ha detto, c'è già uno, e basta. Agnès Spack, sorella Catherine Spack / terzo colpo a luglio, poi una lunga prova. Ma come si sono conosciuti i due? È necessario riavvolgere il nastro del tempo fino al 1968 per trovare la risposta corretta a questa domanda. In effetti, all'epoca Antonello Falchi dirigeva il musical televisivo La Vedova Allegra, apparentemente basato sull'omonima operetta, e nel cast c'era Catherine Spack. È in questo contesto che questa donna ha trovato in Johnny Dorelli il suo futuro partner, non solo professionalmente, ma anche emotivamente. Catherine Spack, come è morta, / malattia, emorragia cerebrale e resilienza. Come Johnny Dorelli e Catherine Spack si incontrano. Quindi, Johnny Dorelli e Catherine Spack si sono incontrati sul set del musical televisivo The Merry Widow. Fatta eccezione per questo ragazzo, nel progetto originale, Mina avrebbe dovuto essere lì, ma poi tutto è scomparso e tutto è stato concentrato su Spack. Questa decisione cambia radicalmente l'esistenza dei due protagonisti, che, come detto prima, hanno sviluppato un forte legame nella vita privata, ma nella vita artistica, grazie al Promesse. Promesse, scritto da Garinei e Giovannini, una reinterpretazione di Promises, Promises o di Neil Simon. Catherine Spack e la figlia smarrita Sabrina Capucci / me l'hanno tolta ai giudici perché. Dopo un grande successo, è stato pubblicato l'album e il singolo He'll Never Fall in Love Again, una cover di He'll Never Fall in Love Again di Dionne Warwick. Infine, nel 1974, pochi anni prima dei loro addii, Johnny Dorelli e Catherine Spack vissero in un altro progetto chiamato Tate Moy. Tutti i diritti riservati.